Pacheco, sequestrati dalla finanza, beni per 200.000 euro, un imprenditore. Mazzara, controlli dei carabinieri per il 1° maggio, scattano 7 denunce. Mazzara Ponte Arena, flash mob sabato scorso per la riapertura della struttura. Mazzara, nuova illuminazione via Napoli, nel tratto da via Marci e via Castelverde. Calcio, vince la Mazzarese Magnente Playoff, vittoria anche del Mazzara contro il CUS Palermo. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Eseguito dalla Guardia di Finanza di Trapani un sequestro di beni nei confronti di un imprenditore di Pacheco. I particolari nel servizio. La Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito un sequestro di beni nei confronti di un imprenditore arrestato nel 2019 nell'ambito dell'operazione Scrigno. L'imprenditore avrebbe garantito gli interessi economici delle famiglie mafiose di Trapani e di Marsala sull'isola minore di Favignana, ciò in quanto la disponibilità dell'imprenditore Pacecoto si sarebbe manifestata nel facilitare l'infiltrazione mafiosa nel settore economico dei lavori edili. All'esito di un giudizio abbreviato, il destinatario del sequestro era già stato condannato, con sentenza emessa nel novembre del 2020 dal Tribunale di Palermo, ad 8 anni e 4 mesi di reclusione per concorso in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. La sezione misure di prevenzione di Trapani ha potuto delimitare al triennio 2016-2019 l'applicazione della misura di prevenzione antimafia. Complessivamente le Fiamme Gialle trapanesi hanno sequestrato un appartamento sito in Contrada Milo a Trapani, un compendio aziendale a Marsala e rapporti bancari di varia natura per un valore complessivo pari a 200.000 euro. Controlli del 1° maggio, 7 persone sono state denunciate dai carabinieri di Mazzara. Sentiamo. 7 persone sono state denunciate dai carabinieri di Mazzara del Vallo nell'ambito di un servizio di controllo del territorio eseguito ieri 1° maggio. Durante i controlli alla circolazione stradale sono state denunciate per guida senza patente perché mai conseguita o revocata un'ottantenne di Salemi ed una donna di 43 anni. Un ventenne è stato poi denunciato per il reato di ricettazione ed uso di targa falsa. Durante il controllo il motociclo utilizzato dal ragazzo era privo di documentazione e con il numero di telaio del mezzo alterati. Un giovane cambiano, invece, è stato sorpreso alla guida di un mezzo risultato oggetto di furto e per questo è stato denunciato ed il mezzo riconsegnato al legittimo proprietario. Un marsalese, sottoposto ai domiciliari, è stato denunciato in quanto non è stato trovato in casa al controllo eseguito dai militari dell'arma. Una coppia di Mazzara del Vallo, di 26 e 27 anni, invece, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici, poiché occupavano in maniera abusiva un appartamento di edilizia popolare nel quartiere di Mazzara 2. Notificate a Trapani altre 12 sanzioni per abbandono di rifiuti in strada per un ammontare complessivo di 7.200 euro. Continua così senza sosta l'attività di repressione messa in campo dal Comune insieme alla Polizia locale con il contributo degli ispettori ambientali dell'Associazione di tutela dell'ambiente e degli animali. Nei giorni scorsi un grave atto vandalico è stato perpetrato ai danni delle telecamere site nei pressi di via Paolo Emilio D'Angelo al rione Sant'Alberto, dove da tempo l'amministrazione Tranchida riceve continue segnalazioni di degrado a causa di incivili che, nonostante le ripetute bonifiche, continuano senza sosta a sporcare ed abbandonare i rifiuti. Non sarà di certo un atto vandalico che condanniamo fermamente a bloccare le attività di contrasto contro l'inciviltà di alcuni trapanesi, hanno dichiarato il sindaco Tranchida e l'assessore Romano. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. Parliamo della chiusura del ponte sul fiume Rena. Un flash mob si è tenuto sabato pomeriggio organizzato dal comitato Ponte Rena. Sentiamo in proposito alcune interviste. Abbiamo organizzato questo flash mob, come hai detto tu, per tenere alta l'attenzione su questa vicenda che è diventata adesso un'odissea veramente vergognosa. Ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, il ponte che è chiuso da 8 mesi, nessun operaio che si vede al lavoro, i cronoprogramma disattesi tantissime volte e di contro 3.000 cittadini isolati che stanno vivendo questo disagio senza un presidio medico e poi un percorso alternativo tortuoso per i pericolosissimo, fatto di curve senza guardarelli, con i cinghiali, al buio, e questo mette veramente a repentaglio, come dire, speriamo di no, la vita eventualmente di qualche povero, come dire, automobilista che dovesse incappare in qualche ostacolo. Quindi è stato, fra l'altro, noi abbiamo fatto una relazione sui rischi relativi ed è emerso che transitare i 4 km del percorso alternativo è 6 volte più pericoloso rispetto al transito di 100 metri di ponte. Quindi se è stato chiuso per tutelare la pubblica incolumità, sembra un paradosso che poi si manda la cittadinanza al percorso alternativo, perché proprio lì la pubblica incolumità viene messa a repentaglio. Quindi noi ci ostiniamo a evidenziare il fatto che questo intervento straordinario previsto dall'ingegnere Granata, che prevede il taglio di 46 tiranti, quindi la quasi distruzione del ponte, che altererebbe strutturalmente il ponte stesso per sempre, probabilmente metterebbe a repentaglio anche le fasi finali di collaudo, non serve, è mastodontico. Basta semplicemente un intervento ordinario di manutenzione nelle parti più ammalorate e si toglie dall'isolamento dei cittadini, che sono isolati senza un presidio medico, senza una farmacia, col bus di navetta a pagamento, un altro paradosso, un'altra follia che viene dall'amministrazione. Anziché un segnale di vicinanza, un segnale in contrapposizione. Le attività commerciali, che fra poco inizia stagione balneare, il loro business compromesso, rischieranno probabilmente il fallimento. Quindi non si riesce a capire perché dalla parte dell'amministrazione invece arriva denigrazione, comitati che non si vogliono riconoscere, come se noi abbiamo bisogno che lui ci riconosca. I comitati, in quanto espressione cittadina, sono previsti dall'articolo 18 della Costituzione, che è il massimo dal punto di vista del riferimento giuridico, e poi sono regolamentati dal codice civile, articolo 39, 42. Quindi non c'è bisogno che lui ci dia il battesimo. Noi esistiamo perché stiamo vivendo il disagio. Rappresentiamo i cittadini che sono isolati, che nessuno li aiuta e di cui tutti si sono dimenticati. Questo ponte non lo vuole più nessuno, non lo vuole nemmeno la provincia. Lo ha detto personalmente a me durante la riunione pubblica con il presidente, il RUP, il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Murano. Ha detto che non lo vogliono, ormai è chiaro che cade sul centro urbano della città, che il comune facesse istanza per avvocarlo a patrimonio dell'ente. E probabilmente così diventa il comune il committente e può risolvere in maniera più veloce. Tanto ci arriva pure eventualmente il trasferimento della proprietà e annesso anche il finanziamento ministeriale, quindi nemmeno i quattrini si perdono. La politica tutta ha fallito, siamo nelle pastoie burocratiche e il disagio c'è. Noi che cosa possiamo fare? Solo questa opera di sensibilizzazione, altro non possiamo fare. Veniamo alla messa in sicurezza dei quattro pendini che sono agli ammalorati stando alla perizia di Granata e la riapertura del ponte. E poi invece di fare il taglio dei pendini, invece di fare il taglio e quindi la distruzione della stabilità strutturale di questo ponte, riparare quello che c'è da riparare e basta, perché tutto è riparabile. Chiedete anche l'intervento del prefetto. L'intervento del prefetto a questo punto diventa necessario perché le nostre esigenze, che sono quelle che l'ho descritto un attimo fa, non nessuno le vuole ascoltare, perché hanno deciso tutti quanti che la perizia iniziale è la perizia quella corretta, va bene, anche se sbagliata, ha dimostrato che è sbagliata, e hanno le mie perizie, però non le vogliono prendere in considerazione. E quindi che cosa volete che facciamo noi? Noi subiamo, va bene, la burocrazia della provincia, che non è nemmeno una burocrazia fatta da politici, perché se magari fossero fatti da politici noi non li voteremmo più la prossima volta. Invece sono dei soggetti nominati dal Presidente della Regione.
E sono stati accesi sabato scorso i nuovi impianti di pubblica illuminazione nella via Napoli, in particolare nel tratto da via Margi e via Castelverde a Mazzara. Dopo decenni di attese, i cittadini residenti nella zona di Boccherena, in particolare nei pressi di via Napoli, potranno finalmente contare su un nuovo impianto di illuminazione pienamente funzionante e in linea con i nuovi standard di ecoefficienza, lo ha dichiarato il sindaco Salvatore Quini. Il tratto di strada fa parte del percorso alternativo attualmente utilizzato a causa della momentanea chiusura del ponte sul fiume Reno. I lavori sono stati realizzati dall'impresa Puma SRL di Mazzara, aggiudicataria del bando MEPA, con un ribasso del 28,98% sull'importo a base d'asta di circa 53.000 euro. Un incendio di natura probabilmente dolosa ha distrutto il canneto prospiciente alla spiaggia di San Teodoro a Marsala. Questo comporterà un ritardo nella pulizia di questa spiaggia, spiega l'assessore Michele Milazzo, pulizia che peraltro, come da programma, sarebbe avvenuta questa settimana. Quanto accaduto purtroppo causerà dei ritardi, perché siamo di fronte a materiali combusti che necessitano di un trattamento e di una procedura che prevedono tempi di smaltimento più lunghi, ha concluso l'assessore Milazzo. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Ci occupiamo di sport. Si è giocata sabato l'ultima giornata del campionato di eccellenza. Vediamo risultati e classifica per quanto riguarda il girone A. Campionato di eccellenza, girone A, i risultati della 30ª giornata. Canicattì Oratorio San Ciro 4-3, Agragas Enna 2-0, Cus Palermo Mazzara 1-2, Mazzarese Nissa 1-0, Casteltermini Profavara 1-4, Don Carlo Misilmeri Marsala 8-0, Parmonval Unitas Sciacca 3-3, Castellammare Monreale 6-2. La classifica: Canicattì 71 punti, Agragas 63, Don Carlo Misilmedi 58, Profavara 54, Mazzarese 53, Enna 50, Oratorio San Ciro 47, Castellammare 46, Mazzara 44, Unitas Sciacca 43, Nissa 42, Parmonval 36, Monreale 21, Marsala 17, Casteltermini 12, Cus Palermo 9. La Mazzarese ha vinto in casa lo stadio di Novaccara contro la Nissa per 1-0, ma niente playoff per i giallorossi. Vediamo assieme gli highlights. Si affrontano Mazzarese, Nissa, tutto pronto per l'incontro e via, è iniziato proprio adesso. Stavolta tenta una battuta e Secam per poco non... Demiere, dove... attenzione, adesso qualche errore da parte della Mazzarese. E poi un tiro. E adesso calcio di punizione, Caronia in avanti, pallone e colpo di testa. Probabilmente la Nissa. E adesso bello il pallone di Sekan verso testa. Ancora pallone per testa, vediamo, bello il pallone, il piatto per servire Sekan, è una bella azione. Vediamo, pallone in avanti. Pallone passa da lì, Cristaldi, gol! Ed è gol! Bravissimo! Cristaldi! Insomma, un'azione da manuale, se vogliamo. E attenzione, Garofalo di testa! E l'arbitro Arianna Bazzo di Bolzano fischia la fine del primo tempo. Bello il pallone di Elton a seguire per Priola. Buono il pallone di Priola a seguire. E per poco Cristaldi! Non fa centro nuovamente, poi è corso a mettere al centro e lo stesso Cristaldi per poco non anticipa. Adesso pallone di Sekan per Cristaldi, ancora Sekan, si libera, Elton, l'arbitro fa continuare ed è Elton ancora.
Pallone di Sekum direttamente in porta, segnato dalla Mazzarese al 45esimo, allo scadere del primo tempo, dal giovane Girolamo Cristaldi. Adesso un tiro. Retucci, pallone avanti, Elton. Pallone ancora tagliato, attenzione, Retucci per poco non colpisce, il pallone finisce sulla spalla di un difensore della Mazzarese. Poi Elton, ancora lui, pallone in avanti per Sekan, bellissimo il pallone per Modu, è anticipato Modu e l'arbitro fischia e la Mazzarese vince quest'ultimo incontro contro la Nissa 1-0. Ascoltiamo adesso le interviste del dopo partita. Io non voglio sottrarre né te né me alle telecamere. Gradirei che l'operatore facesse un primo piano su questi coraggiosi che hanno investito su di me, su Silaco, su Armato, su Ciccio Dolce, su una società che aveva e continua ad avere il compito di far divertire la gente. E quindi, se non ci fossero stati questi coraggiosi che ci hanno dato totale fiducia, io credo che tutto quello che stiamo facendo in questo momento e stiamo commentando in questo momento sicuramente non si poteva verificare. Ritornando alla stagione, avevo detto alla vigilia che eravamo condannati a vincere. Ricordo a me stesso che abbiamo fatto 23 punti nel girone di andata e ne abbiamo fatto 30 nel girone di ritorno. Cioè a dire che questa squadra, che era partita con l'obiettivo minimo di salvarsi anticipatamente, ha ritrovato man mano consapevolezza, ha battuto le grandi, la Nissa e fra queste, una grande squadra che è venuta qui non per passeggiare o per fare la sparring partner a chi che sia. Non so i risultati degli altri campi, perché avevo chiesto ai miei giocatori di fare la prestazione per il pubblico, per gli sponsor, per la società, che credo che sia l'unica in Sicilia in questa categoria ad aver pagato già tutti gli emolumenti e rimborsi spese. Mi dicono i miei giocatori che nelle chat che loro hanno è l'unica società che ha raggiunto questo primato. Ecco, questo ci riempie di soddisfazione, questo ci dà la speranza, ci dà la fiducia di poter fare un calcio diverso. Io ho sempre detto dal primo giorno che noi non siamo i migliori, siamo diversi. Nella nostra diversità abbiamo improntato un modello che è quello di intercettare, dare una speranza, servire alla causa dei calciatori, dei giovani, quale Cristaldi. Io credo che in una giornata di sabato, con le temperature quasi proibitive, la gente si sta preparando per la festa del lavoratore il 1° maggio, avere una presenza così importante, così partecipata, così coinvolta, l'applauso scrosciato alla fine della partita, ritengo che sia un omaggio a questo modello. Un figlio di questa città, Girolamo Cristaldi, ma anche Michele Perrone, anche Russo, Vincenzo, Di Gregorio, Salah, Sfar, insomma, la nostra Under 19, credo che abbia il 90% di giocatori mazzaresi, perché sostanzialmente rappresenta anche un esempio di integrazione. E vi ricordo che la telecronaca della partita Mazzarese-Nissa sarà trasmessa dalla nostra emittente al termine di questo notiziario, poi stasera a partire dalle 21:30. E poco prima della partita della Mazzarese, sabato pomeriggio, la premiazione in campo dell'Under 19 che ha vinto il girone di Trapani del relativo campionato. Vediamo alcuni momenti. Iniziamo dai portieri. Giulio Giordano, Matteo Giannalone, Gabriele Cicala, difensore, Vincenzo Russo, centrocampista, Girolamo Cristaldi, esterno alto, Michele Perrone, attaccante, Paolo Di Gregorio, difensore, Giuseppe Angileri, centrocampista, Filippo Barbera, attaccante, Vincenzo Lagna, centravanti, Omar Sfar, difensore centrale, Luciano Maielli, difensore centrale, Flavio Ferrara, difensore, Salà, esterno,
Accardo Kevin, centrocampista. Gento Antonio, attaccante. Benedetto Lentini, centrocampista. Bucnak Neder, difensore. Allenatore Salvatore Fiorentino. E adesso lo staff dirigenti. Antonino Armato, responsabile Under 19. Giacomo Mauro, collaboratore. Francesco Dolce, dirigente accompagnatore. Gerry Galletti, dirigente collaboratore. Nino Sammartano, dirigente responsabile Under 19. Primo mister Vincenzo Lorenzo Caradolfo, che vedete è infortunato, ha dovuto lasciare, però a lui un applauso per il suo grande impegno, l'attività nel portare avanti questa attività. Gli altri, ricordiamo Giampiero Giavalone presidente, Salvatore Adamo dirigente, ma Giammangiapane Marco e Silvio Mangiapane magazzinieri. Attendiamo la coppa per la consegna che avverrà da parte di Calcedonio di Emola, che intanto vuole salutare e portare un suo saluto. Io devo dire che sono molto emozionato oggi di essere qua. Ringrazio il presidente Giampiero Giacalone, a nome mio intanto, di aver fatto tutto questo bel lavoro assieme a questo gruppo di dirigenti fantastici. Calcedonio di Emola consegna la coppa. E prima di questo vorrei che tutti faceste un applauso ad Antonio Mangiapane, storico magazziniere del Mazzara. Consegna la coppa Calcedonio di Emola. Il Mazzara ha chiuso il campionato con il successo esterno sul campo del CUS Palermo per 2-1, risultato finale con i gialloblu in piena emergenza, soltanto 13 calciatori indistinti, il portiere Pizzolato schierato come centroavanti, e per i gialloblu hanno segnato Zerillo e proprio il portiere Pizzolato. E con lo sport è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente, grazie per averci seguito, arrivederci.